Un saluto dal sintetico di Santa Maria La Palma, in campo Mercedes San Paolo, Alghero contro Oristano per gli ottavi di finale del campionato regionale allievi. La squadra di Corredo è arrivata seconda alle spalle della Monserrato, quella di Meloni terza dietro Bugoni Orani. Vediamo subito le formazioni delle due squadre. Mercedes in campo con Angioi, Manca, Giorico, Pirisi, Agostini, Falchi, Cirillo, Andrea Corredo, Canessa, Cocca e Cossu. A disposizione ci sono Pintus, Spano, Chinones, Danna, Fadda, Canu e Corredu. La San Paolo risponde con Caddeo, Muroni, Faedda, Piras, Pes, Minnai, Cauci, Casu, Delussu, Mancosu e Cossu. In panchina Sanna, Franceschi, Azzori, Canu, Figus, Vacca e Calati. L'arbitro è il signor Pinna della sezione di Ozieri. La Mercedes gioca in maglia bianca, gli oristanesi in completo giallo. Giota soggetta qui al campo Cataldi, ci aspettiamo una partita molto equilibrata. Possibilità di giocare centralmente per Delussu, il passaggio, attenzione allo scambio, Mancosu in aria, il tiro da gol, San Paolo in vantaggio con Mancosu, sorpresa la difesa della Mercedes, gara che si sblocca, festeggiano con una danza i giocatori oristanesi, 1-0 per la San Paolo. Calcerà a lungo Piras, in profondità la girata sul fondo, si inserisce palla al piede, prova la staffilata, troppo alta, fanno girare la palla i ragazzi di Meloni, scarico in zona centrale, c'è lo spazio, il colpo di testa alto. Può giocarla a Cossu, in mezzo, attenzione, il controllo, la conclusione, si salva Caddeo. Un altro pallone in aria, contrastato, Canessa la botta, respinta in tuffo, non passa la Mercedes. Assiste la squadra di Corredu, ancora Cossu, Canessa, dalla distanza, vola Caddeo, altre occasioni per gli algheresi. Inizia la ripresa, San Paolo in vantaggio per 1-0 al Cataldi, decide la rete di Mancosu. Cercherà di far valere il suo sinistro. Il tiro e la palla attraversa tutta la porta. Difende la palla in mezzo a tre. Rinvio, palla che si impenna. Agostini al volo! Che gol ha fatto Agostini! Non ci ha pensato due volte! E ha cacciato direttamente in porta. Pareggio della Mercedes, fanno festa i padroni di casa. Eurogol di Agostini. Il cross in aria, esce Caddeo, si scontra con un avversario, palla buona, Corredu, gol! 2-1 per la Mercedes, ha segnato Corredu, che ha sfruttato un pallone vagante, protestano quelli della San Paolo, si lamentano per un fallo. Rivediamo l'azione. Riconquista palla alla San Paolo, c'è spazio per il contropiede, palla buona, la conclusione da lontano, vola Angioi. Mister Meloni rimescola le carte, dentro forze fresche, fuori Casu, dentro Azzori. Posizione defilata, potrebbe metterla dentro. Calcio in porta, salva Angioi. Occhiale di partenza, scatta Cocca, esce il portiere, lo anticipa. Azzori col sinistro, tutti in aria. Parte Azzori, mischia, attenzione, palla ancora buona. Tiro alto, che occasione per la San Paolo. Rivio da fondo a campo. E arriva il triplice fischio finale, la Mercedes vince 2-1 e passa ai quarti di finale. Dopo il vantaggio di Mancosu, Agostini e Andrea Corredu hanno ribaltato il risultato. La San Paolo esce dalla competizione dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco. D'Alghero è tutto, grazie per averci seguito. Prima di chiudere ringrazio anche il signor Achille Pidas per le riprese. Alle prossime partite di calcio giovanile.